Festa e lancio dei palloncini in onore di San Domenico Savio, protettore dell'oratorio di via San Francesco d'Assisi, ieri, domenica 7 maggio, a Venaria Reale, in occasione dei 25 anni di presenza e attività dei salesiani sul territorio venariese. A parlarne Don Gianni Maggio, parroco della chiesa di San Francesco d'Assisi. 25 anni di vita salesiana a Venaria. I salesiani sono arrivati nel 1992. Anche grazie alla lungimiranza e alla sapienza di Don Tonus, che è stato il parroco costruttore e fondatore di questa comunità. Sono arrivati e da 25 anni cercano di lavorare e di costruire famiglia intorno alla pastorale giovanile, intorno alla missione e alla dedizione nei confronti dei giovani, dei ragazzi, soprattutto i più poveri, i più fragili, i più abbandonati. Ecco, una sfida che la congregazione salesiana ha voluto e saputo raccogliere in questi 25 anni, grazie all'operato dei due parroci che mi hanno preceduto, Don Luciano Carrero prima dal 92 al 2001 e poi Don Lucio Melzani dal 2001 al 2015. Ecco, questa sfida continua ancora e la comunità salesiana è ben lieta di poter collaborare, di vivere in mezzo alla gente, di condividere con loro sogni, speranze, desideri e poter costruire veramente un'immagine di chiesa visibile, gioiosa, così come la desiderava Don Bosco per i suoi giovani. Abbiamo voluto dare come segno visibile di questa presenza venticinquennale, invitare un confratello salesiano, il vescovo Monsignor Calogero Lapiana, arcivescovo emerito di Messina, che proprio per la sua persona, per la sua delicatezza e il suo squisito, sì, per la sua grande competenza educativa e pastorale.